Come già detto, ospiti tanti. Iniziamo con Matteo Corti e Cristian Pollini, reduce da un positivo colline metallifere. Buonasera amici sportivi, eccoci tornati in onda e abbiamo con noi un equipaggio che si è brillantemente comportato al recentissimo terzo rally delle colline metallifere, ovvero la fase livornese di quel rally che rispetto alle prime due edizioni appunto ha corso su una strada di un'altra provincia limitrofa. Alla mia sinistra Matteo Corti. Alla mia destra, quello che, come lo chiamo io, l'avvocato, cioè di solito il navigatore di PG Bersanti, ovvero Cristian Pollini, dai. Cristian Pollini, che c'ha la voce rock, perché gli avvocati sono abituati a fare pissi pissi. Senti un po', ma quando ti detta le note, almeno alza un po' la voce Sì, ha oppure voglia. no? Ah, boh, meno male. Dunque, dodicesimi assoluti e primi di classe R2, perché fondamentalmente a Matteo piace il viscido, giusto? Beh, diciamo, non è che mi piace, però alla fine il riscontro è positivo. Sia a Fettunta 2016 che ora a Colline Metalliferi abbiamo trovato una situazione sempre viscida e stranamente, insomma, ci ha Allora, se ripagato. chi credeva che al Fettunta ha fatto risultato perché era il suo rally, facente parte lui della Valdes, l'organizzazione, qua sta da ricredere perché ovviamente, insomma, il fiscido piace e come tale funziona. Quando me lo sono visto in studio ho detto, oh parbleu, siamo già arrivati a dicembre che vuole darmi l'anteprima del rally Fettunta. No, è appena finito. No, insomma, ancora c'è un po' di tempo, però insomma, Poi stiamo invece già iniziando. ho scoperto, è venuto qua a spiare come fa Darcio, visto che l'ha vinto, e poi dopo vincendo il Fettunta si vincono anche le altre gare, quindi Vabbè, dice, si ma prende è questo trend positivo. un altro passo. Grande piede Luciano, eh? Grande piede. Sì, E poi è anche simpatico, perché da romagnolo mi ha raccontato la sua storia, eccetera, funziona davvero. Sì. così. Ecco, tu da uomo di destra, nel senso non politico, ma da sediolo di destra, spazi dalle vetture storiche dove corri con il PG, ciao PG, il Barsanti della famosa Betty Racing, e poi non disdegni anche le moderne. Sì, in realtà vengo Ma da. dove trovi il tempo per andare a provare a correre, visto che gli avvocati al giorno d'oggi. Vabbè, basta organizzarsi, però corro con dei piloti che non provano tanto e quindi questo mi facilita, sono sincero, veramente sincero. Questo Quindi mi fa facciamo, piacere. questo sì. Perché i cosiddetti consuma strade a me non sono mai piaciuti molto, eh? Anche perché tu da organizzatore dovresti sapere che portano Infatti, tanti problemi. molti problemi, sì. Io sarei proprio di quelli di che bisognerebbe insegnare a tutti come si fa a fare le note e poi quando fai le verifiche, per corso segreto, ti consegnano le note e tanti saluti. Questo dovrebbe essere è un sogno, eh? Sì, magari è È un un'estremità, estremo, certo, però però magari potrebbe fanno tanti essere. passaggi e poi non sanno leggere la strada, però insomma, ecco. Oh, questo può essere anche vero, eh? Perché la realtà è Non è questa. detto che poi fare 15 passaggi serva, tanto secondo me serve a poco. Comunque, per risponderti appunto, mi facilita il fatto che facciamo i nostri passaggi e andiamo in gara. Bene, e questa è una cosa positiva. Siete quasi coetanei perché vi divide solo Un un anno. annetto tranquillo, per cui in auto. No, di solito c'è sempre uno che ha un po' più di anni dell'altro, però fondamentalmente, ecco, diciamo così, il vostro istinto, la vostra passione, quando vi decide e vi porta a scegliere che gara fare? Diciamo che Colline Metallifere l'avevo fatta anche nel 2015. Quest'anno, sapendo delle prove appunto soprattutto di Sassetta che avevo fatto nel 2005-2006, mi E che piaceva rifarla, è sempre una bella prova. che è sempre nonostante il viscido, però è stata veramente una bella prova. E allora mi sono detto, se un rally devo fare, faccio questo. Poi naturalmente farò il Fettunta a fine anno e purtroppo il budget è È così. finito, perché al Sì. giorno d'oggi questo è. Vabbè, Sì. insomma, e invece tu, quale sarà la tua prossima avventura? Ma ad oggi dovrei correre, o meglio, corriamo l'Abeti con Barzanti che farà il TRZ, quel campionatino trofeo che hanno istituito nelle regioni appunto singolarmente e che prevede delle gare appunto a livello regionale. Lui è già partito al Vallate Aretine,
io per problemi avete poi fatto un bel risultato, non ero con lui perché dovevo correre, nelle storie corro anche con Giorgio Sisani, un ragazzo che tra l'altro molto forte di Perugia, e abbiamo vinto anche il trofeo a 112 nel 2014, quindi poi ha avuto dei problemi, quindi non sono partito, chiaramente Barzanti si era organizzato e sono andato a vederlo, gli ho fatto il tifo, ha fatto una bellissima gara al Vallata Aretini, che era la prima gara appunto del trofeo TR Zona. Poi ci sarà la Beti, il Reggello. Ecco, qual è la prerogativa delle vostre gare? Le scegliete in base, come ho detto prima a Matteo, al percorso o alla data o al fatto stesso magari che... Allora, io non scelgo, nel senso, se mi chiamano magari con dovuto anticipo, cerco di organizzarmi. Certamente se facciamo una gara come il Colline che ripercorreva due prove, una più bella dell'altra, cioè, nel senso, secondo me se un pilota sceglie per la qualità del percorso è sempre positiva, perché anche da navigatore ci si diverte. Sassetta sono 7 km, 105 curve, cioè proprio da navigare, e quindi è divertente. Poi quando... Matteo, una domanda da pilota, ma che farò anche, è duplice perché la faccio anche a Christian. Se tu dovessi cambiare qualcosa nei rally al giorno d'oggi, cosa cambieresti? Ma magari... Così, d'amblè, la prima cosa che... Sì, non lo so. Purtroppo correndo poco ancora non... Io bene o male dove corro mi trovo sempre abbastanza bene. Ho visto anche il Colline Metalliferi, una bella organizzazione, un rally organizzato bene. Quindi non ho tanto un aspetto critico, e quindi è una domanda per me un po' difficile. Forse lui che fa più gare... Allora, no, all'avvocato vado più nello specifico. Correndo con le storiche, dove si sa non si scimmiotta le gare moderne con il parco assistenza e tutte queste cose, nelle storiche sono ancora permessi i cambi gomme, le assistenze prima e dopo le prove. Sì. Ecco, fra i due mondi, quali sceglieresti ancora? Come ma più veritiero in realtà, anche se il mondo delle storie è, diciamo, ha avuto un'impennata negli ultimi anni, quindi sta andando un po' verso anche quello che possono essere poi i difetti dei rally moderni, cioè guardano, prima erano un po' più, secondo me, non ti dico senza troppe specificità sulle gomme, cioè, oggi vedo che anche lì stanno andando verso un percorso che le porta un po' meno allo storico e più al moderno, però sicuramente con le assistenze libere e tutto quanto è un po' quello che era l'anima vera dei rally. Cioè, per quanto riguarda il moderno, io secondo me, e lì mi rivolgo magari agli organizzatori, parlando anche del Colline, la partenza è stata fatta a Piombino, dove io non avevo ancora mai visto partire un rally, nonostante, cioè, sono di Follonica e quindi la mia gara di Casa del Maremma, però il riscontro del pubblico è stato, cioè, veramente alto, c'era moltissima gente sia alla partenza che all'arrivo, quindi cercare di portarli un po' nei posti dove c'è visibilità, e chiaramente poi tanti non vanno a vedere le prove dove magari non ci sono accessi, quindi vanno o al parco assistenza o alla partenza e all'arrivo. Fare dei riordini un po' anonimi dietro a dei capannoni, sinceramente quelle sono le cose che secondo me dei rally stonano un po' di più. Per il resto magari anche in TV, ma oggi con i social, insomma, anche accendendo a caso la televisione, si vedono molto di più di prima, secondo me. Non è mai abbastanza. Non l'ho pagato, sia ben chiaro, non l'ho pagato. Ma è vero, però insomma, in generale capita anche su TG nazionali o regionali, le gare che vengono fatte sia a livello regionale che nazionale, insomma, capita di vederle, insomma, quindi avere più possibile visibilità, secondo me quello fa solo bene alla specialità. E quindi di conseguenza, se il posto che viene e inquadrato è bello, e fa piacere a tutti. Beh, si sa, noi continuiamo a perseguire la politica che rally e ciclismo sono i due sport legati al territorio, e il fatto stesso che il recente Colline Metallifere, le comunità e le autorità dei paesi interessati sono già pronti ora per ripetere l'esperienza del 2018, vuol dire che hanno avuto un impatto positivo. Una cosa basilare. La stessa cosa cerchiamo di fare noi, che ho visto nel vostro Fettunta, parlando con i due sindaci che sono quasi tifosi addirittura loro. Sì, si sono appassionati, insomma, vedano sia di quello di Barberino Tentanovi che Baroncelli, sia Baroncelli, eccetera. Insomma, è una bella cosa, devo essere sincero, vedere questa gente che effettivamente non ama fare degli eventi così sui generis, ma lo fanno unicamente perché deve esserci un ritorno per il territorio. Questa è la cosa basilare. Vuol dire vedere più in là del proprio naso e vuol dire essere al passo coi tempi. Ringraziamo della loro presenza Matteo Corti, sì, e l'avvocato Christian.
perché Pollini, ovviamente, non è che non lo so il cognome, ma volevo così verificare se entrava nella co-conduzione, e come tale sicuramente aspettatevi ancora da qualche parte, non in forma congiunta, perché magari non si sa, lì bisognerà attendere fino al Fettunta, sì, sì. Però magari in forma disgiunta saranno magari chi a seguire le gare e chi magari con un altro personaggio. Grazie a voi della vostra attenzione. Grazie a voi dell'invito.